Eccoci qua, zia. Eccoci qua, che sono stufa. Se io ti dico The Legend of, tu cosa mi rispondi? Vasselmus. Bravissima. The Legend of Vasselmus. Guarda cosa abbiamo comprato ieri, zia. Siamo andati nel nostro negozio solito. Dove hai comprato? Ecco qua, E soldi ma cacate, faccio spendere soldi e bon. apri. Sì, faccio sempre soldi ma cacate che girano. Apri, che c'è il cellophane. Ma se non si apre, dove si tira? E sarà da qualche banda di tirare, no? Ma davano un buco di poter aprire questa roba. Fammi vedere a me. Ma sei Isaac, eh? Sei tu che... Allora, apri. Cosa c'è dentro, zia? Ah, non so da che io quello che c'è dentro quando... Niente. Ecco qua, quello è il gioco, zia. Ah, però qua è il gioco. Vediamo un attimo. Allora, abbiamo i soliti manuali di istruzione, i punti e qua c'è la schedina col gioco. Questo qua è il gioco, tieni in mano. Ecco. Ma si vuole gioca con niente di sbizzare in giro poi fa. Ma lì dentro si mette, sì. Abbiamo anche la 3DS. Aspetta. Tiriamo via Pokémon. Dammi che. Allora, zia. Adesso accendiamo la DS. Aspetta un attimo. Simpia Nieca. Sempre tanto tempo, non so io. Hola. Allora, zia. Aspetta, tieni lì la custodia. Diciamo un due dati sul gioco. Allora, il gioco si chiama The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Quel gioco qua, zia, è uscito alla fine del 1998. È stato il primo capitolo dell'avventura di Link per Nintendo 64 e il quinto della serie Zelda. In questa storia, zia, il protagonista che si chiama Link deve fermare Ganondorf che vuole ottenere la leggendaria Triforza, una reliquia sacra formata da tre magici triangoli dorati, che permettono di assumere il controllo del mondo in cui è ambientato il gioco. Il protagonista, zia, viaggia nel tempo e sarà aiutato da una fata di nome Navi e dalla principessa Zelda. Pensa, zia, quando è uscito quel gioco lì nel 98, dopo solo 6 mesi aveva venduto più di 5 milioni di copie. Sì, tutte le robe vanno a ruba, le cose vanno a ruba, appena invece fuori in circolazione, e va piano piano si calmano. È uno dei giochi più venduti di sempre, zia. Sì. È anche uno dei giochi più belli di sempre, perché ci sono Ma adesso recensioni super da tutte le non parti. possono vendere tante perché ormai ci sono già tanti fuori in commercio che uno non torna a comprare un altro. È tutta una paglia di fuoco appena venuto fuori e dopo restare la cenere. Quindi, zia, se tu avevi già giocato nel 98 a questo gioco, non saresti tornata a comprarlo. E non ce l'ho già, perché devi tornare a comprarlo? Se ho già uno. Ecco, adesso ti dico perché. Devi fare una paglia di fuoco dopo, no? E Perché fare la abbiamo, cenere. zia, una grafica migliorata. Il gioco tutto in italiano e possiamo usare il giroscopio per giocare. E abbiamo delle modalità chiamate Master's Quest e anche Boss Challenger, in cui si possono affrontare tutti i boss di fila. Adesso vediamo qua la grafica. Pronti? Attenti? Via. Attiviamo il 3D. Ovviamente voi a casa non vedrete l'effetto 3D perché. Tanto fuoco da passare lo fumo. Perché tanto fumo e poco arrosto? Perché tanto fumo, da poco arrosto, da tanto fuoco. Alziamo il Finché va, volume. finché va, come tutte le robe. Ecco qua. Piacere per te, a tutti il piacere per avere
una continua, una roba continuata così. Ma non sarà mai una roba continuata. Ah zia, dopo mi hanno dato un'altra roba qua al GameStop. Perché avevo prenotato il gioco, mi hanno dato un'altra copia qua, aspetta Aspetta, qua intanto facciamo una nuova partita. Lasciamo Link come nome. Vuoi usare il nome di Link? Sì. Quasi, vedi, mi hanno dato un'altra roba in regalo. Ah, ricordiamo che registrando il gioco su Club Nintendo, fine esaurimento scorte, riceviamo il CD con la colonna sonora. Guarda cosa mi hanno dato in regalo, apri qua. Apri, apri lì. Perché vedete, questo è il gioco. E chi prenotava da GameStop avevano questo in regalo. Il gioco è lungo qua. Voi non vedete, ma... Boh. Purtroppo non riusciamo a far vedere il gioco. Non si vede niente qua. Apri, apri zia. Apri, apri grande. Quello lì è il poster. Boh, il gioco è lui, insomma. Se c'è Link che vede la principessa rapita, Ganondorf che lo guarda e gli dice, ti copi. Una bella prateria. Boh, chiudiamo qua, dai. Vediamo la zia. Fammi vedere, zia. Apri, apri bene ancora. Una bella prateria per correre a cavallo e boh. Quindi vuoi che ti attacco il poster in casa? Un bel posto. Bel posto verde con le montagne in giro. Ah zia! Punto dolente della situazione. Cioè quanto costa, no? 40 euro. Insomma, 40 euro è un pezzo di carta. No, il pezzo di carta, la schedina. Pezzo di carta quello lì. Quindi? Quindi massa bes. 40 euro sono 80.000 lire, oh. Oh! Oh, dove andiamo? Dove andiamo? Sul mus? Dove andiamo? Tanti soldi così. Faccio imparare a buttare sui soldi. Bisogna imparare a guadagnarli con le fatiche. Ascolta zia, quando andiamo a mangiare alla Filanda allora? Mai più. Ehi! Ma hai paura dei cinesi tu? No, non con le cinesi, è che non mi vai, boh. È che non posso masticare che mi fanno male i denti. Guai? Sì. Quindi, un saluto a tutti. E vai sul mus due che sei stufa. E alla prossima. La prossima non sarà. Ciao. Si è fatto via, voglio rifinire. Voglio ricambiare vita, Benedetto. Io devo ricambiare. Si è fatto. Ma ci troverà però che tu sei. Sei proprio drogato. Che una droga potente mi pare. C'è che fa? Cui? Ma no zia, quello lì è il cattivo del gioco. Questo è il buono e questo è il cattivo. Non ti va? No. Nie.